Gianni, mi cercavi? Ah, Massimo, vieni, siediti. Sì. Quanto tempo ti manca a finire il servizio civile? 3 settimane dovrebbe essere. Ok, allora. Senti, Massimo, te la faccio breve. Tu mi piaci moltissimo. Ti impegni, guidi da Dio e soprattutto mantieni l'ambulanza immacolata. Un concetto che evidentemente i tuoi colleghi non riescono ad afferrare. Sì, ma non è questo il punto. Non so se hai sentito di Lucio, quello del turno dopo, che ha fatto il concorso a Niguarda e l'hanno preso. Cioè, sei in gamba, ci può stare. Sta di fatto che mi si è liberato un posto. Oh, e stiamo parlando di un contratto a tempo indeterminato, 13ª, 14ª, ferie retribuite, insomma, una cosa seria. Non mi devi rispondere adesso, però promettimi che ci pensi. Settimana prossima torni e firmi il contratto. Secondo me dovresti accettare. Dici? Ma sì. Pensaci. Domani torni lì, firmi e inizio ad andarci. Poi passano i giorni e vedi come va. O magari va bene. Magari senza che neanche te ne accorgi, quella diventa la tua vita. Poi continuerai a stare con Laura, perché alla fine vi capite, e tra qualche anno vi sposerete. Matrimonio con pochi invitati, e a fine giornata saremo lì a scherzare sul fatto che adesso sei costretto a comprarti una monovolume. Perché poi farete un bambino, come lo fanno tutti, e poi ne farete un altro. E vi chiederete come sia possibile che adesso siate voi mamma e papà. Com'è successo? Da un momento all'altro, tutta un'altra vita. Bella, eh? Però poi ci sono anche i momenti brutti, perché funziona così. E allora lì sì, inizierai a chiederti se hai fatto la scelta giusta. E non avrai neanche il tempo di risponderti, perché a quel punto c'è il lavoro, l'asilo da pagare, la scuola, i tuoi genitori vecchi, rincoglioniti, le bollette, le malattie. Una vita, Max. Una vita come tante. Ma sarà la tua?